questa condanna, registro Ma che figura? Lei ha fatto una trasmissione fino a questo momento e poi legge una scartofia che le hanno scritto e che non sa manco che cosa contiene. Ma questa è una cosa vergognosa! Vergognosa! Lei si dovrebbe vergognare di queste cose che fa! Si dovrebbe vergognare! Io non mi alzo e non me ne vado! Guardi, queste sono le solite cose di quando lei. Ma cosa dice? E che cos'è una condanna? È un diffamatore professionista! Perché uno che ha una condanna per diffamazione è un diffamatore professionista? 10! Ma Michele, cosa dice? 10. Allora Sallusti 10. Cos'è? 10. Cos'è? Cos'è? Jack lo squartatore! Ma non dica sciocchezze, abbiamo fatto una battaglia anche in difesa di Sallusti. Lei fosse il peggio, ma è ancora peggio del peggio. No, sono peggio del peggio, no, guardi, non gliela do la mano. Quando ma fa certo, così, non se la merita. Non mi piace questa cosa. Ah, che lei, fa, non piace lei a me. Si fa imbeccare dai suoi scrittori. No, ma no, perché lui si fa ma per favore, dai suoi amici giudici un uomo che come gli passano il copia in colla. Dovrebbe essere un po' superiore, no? Se fosse così. 10 condanne per diffamazione. Questo bene. È il signor sta buttando via, sta buttando via una trasmissione. Però le rispondo io adesso. Sta buttando via. Bravo, bravo, bravo. Ha preso parecchi voti così, no? Le vince di sicuro le non elezioni. Sapete nemmeno scherzare. No, ma che è uno scherzo questo? È uno scherzo? No, 10 condanne per diffamazione. A parte il fatto che lei non sta rispettando le regole che ci siamo dati. Quali? Quindi le persone che hanno concordato per lei queste regole, che regole? Di non entrare nel merito dei processi. Ah, perché ma, lui non è entrato? No, perché lei lo può fare. Ah, ma lui ha fatto sì, un elenco no. di processi sì, su ognuno no. dei quali lui dovrebbe dire se lei Santoro, ha ragione a torto. Vada avanti col prossimo servizio ma che no, le conviene. Vada avanti col prossimo servizio. Dragoni, che cosa vuoi dire a poi Berlusconi? Una cosa gliela dico anch'io però. Io sì, una, sì, no, una di il. Allora, io no, ho una... buttato via un quarto d'ora di trasmissione una... per un elenco. Beh, no, di... adesso sa chi è Travaglio, scusi, non è contento. Ma che so chi è Travaglio. Diciamo sciocchetti. Sappiamo io... pure chi è Montanelli, no? E che Travaglio ha fatto cacciare Montanelli. Sì. E poi ha fatto cacciare Biagi e poi ha fatto cacciare ma dai, Santoro. Tutto ma questo. Dai. No, per favore, basta, non c'è bisogno. Non c'è guardate bisogno. Che voi siete no, sulla favore. Brutta strada, eh? Non c'è bisogno. Io ho una domanda. Per favore. Aspetta, sentiamo Marco e poi ti aggiungi no, tu. Ma poi una cosa andiamo, semplicissima, perché... purtroppo chi questi ha scritto, sono i maestri. Chi ha scritto quella lettera non distingue le condanne penali dalle cause civili. Le cause civili sono tutte cause civili quelle a cui fa riferimento lei, tranne una... che è quella di cui lei dice che si è verificata la prescrizione, che non è vero, perché c'è un, aperto il processo in Cassazione, la Cassazione dovrà stabilire se c'è la prescrizione, se non c'è la prescrizione, una cosa normale eccetera. Per un giornalista incorrere in 10 volte in diffamazione, in no, no, errori, no. Bene, in coso. Cioè... è proprio difficile farlo capire, perché no, non è questo l'oggetto della sì. trasmissione, naturalmente. Del resto, se fosse vero che io sono un delinquente abituale, lei mi avrebbe fatto almeno Presidente del Senato, quindi non ho mai ricevuto offerte. Le assicuro, non sono processi... Io posso sbagliare sugli uomini, ma non avrei mai sbagliato così non tanto. Sono processi penali. Non so come farglielo capire, sono cause civili di qualcuno che dice di essere stato danneggiato da quello che io ho scritto con le mie critiche. Io lo riconosco, io a volte faccio delle critiche errate, delle profondamente critiche, no, sbagliate. Le critiche non sono mai vero, errate, no? le critiche non sono mai errate. Una cosa, i fatti possono essere errati, le critiche quindi, sono un'altra cosa. Vabbè. A volte sono eccessi di critica, a volte un giudice ritiene che uno ecceda, a volte no, in 30 anni di carriera giornalistica... non avere mai subito una condanna in sede penale, a differenza di Sallusti, è un titolo di merito, allora, ma potrebbe capitarmene, vorrei ricordare che potrebbe Sallusti... capitarmene pure. Per la precisione, questo è il mio casellario giudiziale. Alla voce condanne c'è scritto nulla.
sia per diffamazione, sia tanto più per corruzione, frode fiscale, falso in bilancio, prostituzione minorile, concussione, eccetera. Non so come, ma sono ancora incensurato, però devo confessare un peccato gravissimo. In 30 anni di carriera, su 20-30.000 articoli, 200 trasmissioni televisive con Santoro, 2.000 conferenze, 30 libri, ho perso alcune cause civili, su un totale di 200. Giovedì ho tentato di spiegare al Cavaliere la differenza fra il civile e il penale, ma non c'è stato verso, non l'hanno capito nemmeno i giornali il giorno dopo. Nel civile accerti il danno, nel penale accerti il reato, in questo caso la diffamazione. Si dice basta che dici la verità e non ti succede niente, magari. Oltre a dire la verità bisogna anche usare un linguaggio continente, cioè se dici che un evasore fiscale o un tangentista è un ladro, dici la verità, ma può capitare che un giudice molto severo ritenga che la parola ladro sia sproporzionata, incontinente, troppo offensiva e ti punisca in sede civile o ti condanni in sede penale per avere danneggiato o diffamato il tizio. A volte poi credi che una cosa sia vera perché ti sei fidato di una fonte di cui ti fidi, di un documento, e poi magari scopri che non è vera e intanto il danno l'hai fatto. Il giornalista in buona fede non è quello che non sbaglia mai, gli infallibili su questa terra non esistono. Quello in buona fede è colui che fa tutte le verifiche che riesce a fare nel giorno, perché i giornali escono tutti i giorni, e se poi sbaglia, corregge, e se riceve la rettifica, la pubblica e chiede scusa. Purtroppo la buona fede non conta per evitare di perdere una causa, di essere condannati. Puoi perdere una causa anche per un reato di opinione, se fai una critica o addirittura una battuta un po' eccessiva. Dipende da com'è il giudice, se è un po' aperto e spiritoso ti salvi, se invece è precisetti e un po' meno aperto ti fotte. Faccio qualche esempio che mi riguarda, così magari si capisce, perché devo rispondere a molte persone che ci hanno scritto per sapere ma davvero sei un diffamatore professionale, ma di che parlava quel signore là seduto al tuo posto? Ecco, parlava di cause civili perse, mai contro di lui, perché io contro di lui le ho sempre vinte, perché dicevo la verità, ho perso contro altri e sempre per errori in buona fede. Una volta ho scritto che Previti era indagato due volte. Cos'è successo? Che il giornale L'Indipendente, dove era uscito l'articolo, è fallito, l'avvocato non era più pagato, non è andato alle udienze a presentare le mie prove, e il risultato qual è? Che gli ho dovuto dare 70 milioni a Previti, che nel frattempo era stato condannato pure per corruzione giudiziaria. Nelle cause civili è così, perdi il primo grado e paghi subito, poi fai appello e Cassazione. E infatti io i 70 milioni di lire non li avevo, parlo di lire per fortuna, e Previti mi ha pignorato il quinto dello stipendio per due anni. In appello mi hanno dimezzato la cifra, non potevano assolvermi perché in appello civile le prove che porti dopo non valgono più, le dovevi portare prima. In un'altra volta, in un libro, ho scritto che un giudice era stato più volte condannato, ed era vero, era stato condannato in primo grado, era stato condannato in appello. Il giudice ha capito che fossero condanne definitive e mi ha pioppato 5.000 euro, ho pagato, pazienza. Un'altra volta sull'Unità ho scritto che Confalonieri doveva vergognarsi di accusare la sinistra di voler espropriare Mediaset come a Piazzale Loreto. Pensate, la sinistra che vuole espropriare Mediaset con tutti i favori che gli ha fatto. Critica eccessiva, 26.000 euro, ho pagato, ma continuo a pensare che sia una vergogna dire che la sinistra vuole espropriare Mediaset, magari, no, uno dice per dire. Un'altra volta ho scritto che Confalonieri era imputato insieme a Berlusconi nel processo Mediaset, ma non che era imputato per un altro reato. Il giudice ha capito che gli avessi detto che era imputato per lo stesso reato e mi ha pioppato 12.000 euro. Un'altra volta in TV da Fazio ho ricordato i rapporti societari che aveva Schifani con alcuni uomini poi finiti in galera per mafia. E poi mi è scappata una battuta, ho detto: se una volta il Presidente del Senato era Merzagora e poi Spadolini e adesso è Schifani, chissà chi sarà il prossimo. Potrebbe addirittura essere una muffa, un lombrico, era una battuta così un po' pesantuccia. Oh, mi ha fatto causa. Per la storia della mafia era tutto vero, ma no, non c'era problema, assolto. Per la muffa, che non era lui, era il successore, no? Mi hanno appioppato 16.000 euro. Il giudice o non ha capito o non ha apprezzato la battuta, e pazienza. Una giornalista della RAI, berlusconiana di ferro, mi denuncia perché ho detto che è una giornalista berlusconiana di ferro. 12.000 euro mi è costata, però lei resta sempre berlusconiana di ferro. Ad anno zero una volta avevano appena arrestato un deputato regionale dell'UDC Costa per mafia, l'ho detto. L'hanno assolto in primo grado, mi ha fatto causa e mi ha spillato 15.000 euro. Adesso però l'hanno condannato in appello a 3 anni e 8 mesi per voto di scambio politico mafioso. Vedi mai che anche il mio appello vada un po' meglio.
Un'altra volta in un libro ho scambiato un manager di Publitalia che si chiama Giuseppe Fallica con un omonimo che è deputato di Forza Italia, Giuseppe Fallica. Il primo era stato condannato per false fatture, il secondo giustamente si è offeso. Appena abbiamo scoperto l'errore abbiamo chiesto scusa, pubblicato lettere su tutti i giornali per rettificare la notizia. Lui comunque ha fatto causa, ha vinto in primo grado, 55.000 euro gli abbiamo dato io e Peter Gomez sull'unghia. Poi però in appello ci hanno ridotto l'importo a 15.000. Sono 4 anni che aspettiamo i 40.000 euro che ci deve indietro, ma è sparito il signor Fallica. Ecco, se il cavaliere volesse dire al suo amichetto di saldare quel debito, farebbe cosa gradita. In sede penale... Nessuna condanna definitiva. Berlusconi ha citato una condanna in appello dove devo pagare addirittura 1.000 euro, pensate che danno devo avergli fatto a Previti, perché avevo riassunto troppo un verbale di 80 pagine in una pagina dell'Espresso, causa di un taglio redazionale che non ho fatto io. Bastava che mi mandasse la rettifica a Previti, gliela pubblicavo e gli chiedevo pure scusa. Invece questi ogni tanto preferiscono trascinarti in tribunale anche per le sciocchezze. È strano che il cavaliere non lo sappia, perché basterebbe che lo interrogasse uno dei suoi direttori, che sono quasi tutti condannati più e più volte, loro sì, diffamatori professionali. E invece noi abbiamo assistito alla beatificazione di Sallusti, che di condanne penali per diffamazione ne ha 7, no? Tant'è che il Parlamento si è mobilitato in sedute straordinarie per cambiare addirittura la legge sulla diffamazione per salvarlo. E dato che la legge ad Sallustem, no? La famosa legge ad persona, non ci sono riusciti, allora è intervenuto Napolitano e gli ha commutato la pena detentiva in pena pecuniaria. Evviva! E tanti saluti alla vittima della diffamazione, un giudice accusato di avere costretto una bambina ad abortire, falso e mai rettificato, e con tanti saluti all'indipendenza della magistratura. E tutta la categoria dei giornalisti quella volta ha applaudito, manco fosse Silvio Pellico che usciva dai piombi e dallo Spielberg. Così dalla settimana scorsa in poi il risultato è questo: i giornalisti berlusconiani più vengono condannati per diffamazione, più sono eroi e martiri. E noi, che non abbiamo nessuna condanna per diffamazione, siamo diffamatori per professione, a prescindere.